Gentili telespettatori, buona giornata. Parliamo anche di questo personaggio che ha deluso gran parte dell'Italia. Però, insomma, bisogna anche capire tante cose. Patrick Zaki è un ragazzotto che sta cercando lavoro in politica. Allora, parliamoci chiaro. Io ho insegnato all'università, nella facoltà di filosofia e lettere, o lettere e filosofia, dipende poi come viene chiamata. E chi si laurea in lettere, chi si laurea in filosofia, difficile che diventi un direttore generale di un'azienda, un manager. Con quel tipo di laurea puoi fare l'insegnante, puoi fare il professore, la professoressa, ma con una laurea in filosofia o in lettere, più che l'insegnamento, io gli alunni che ho avuto, laureati e tutto, e poi li ho trovati alla cassa del supermercato. Oh la prof, come stai? Ti ricordi di me? Eri il mio professore? E certo, non mi ricordavo, però li trovavo alla cassa del supermercato. Neolaureati alla cassa del supermercato a mettere le scatolette sugli scaffali del supermercato. Ecco, quindi voi capirete bene che questo Zaki, che cosa può fare in Italia uno che non sa neanche una parola di italiano, che è lì col traduttore e ti parla in inglese, non sa l'italiano, laureato in filosofia o in quello che è, che possibilità di carriera ha? Praticamente zero. Se hai quella laurea e non sai neanche l'italiano, ma neanche nei campi a raccogliere i pomodori ti assumono, visto che non parli neanche l'italiano. Quindi lui sta facendo di tutto, sfruttando la sua notorietà, fa di tutto per farsi candidare da qualche parte. A parte che prima di candidarsi deve sapere l'italiano, deve avere la cittadinanza, e sinceramente la mia opinione personale è che se lui fosse arrivato in Italia e la prima cosa fosse andato dalla Meloni a ringraziare, proprio direttamente, grazie, prego, non c'è di che, grazie per avermi liberato, se non era per lei ero ancora in carcere, quindi sono riconoscente a vita con lei. Se lui avesse fatto questa cosa che è normale educazione, ma non l'ha fatta, perché voleva, dice, se io mi faccio fotografare con la Meloni che gli dico grazie, la sinistra non mi chiama più. Aveva anche ragione, perché la sinistra è livorosa, è rancorosa. Se ti vede in una foto sorridente con la Meloni, tu hai finito. Ecco. Però, se lui fosse andato a ringraziare la Meloni, io credo, magari mi sbaglio, che ci sarebbe stata, cioè uno che ti portano in Italia col volo di Stato, con scritto Repubblica Italiana volo di Stato, era molto probabile che ci sarebbe poi stata una procedura molto veloce per avere la cittadinanza, molto veloce, che non sarebbe corretto rispetto agli altri, ma perché per avere la cittadinanza oggi passano anche 10 anni per avere la cittadinanza italiana. Quindi io credo che avrebbe avuto una corsia preferenziale. Non è corretto, ma l'avrebbe avuta, secondo me. Oggi, avendo fatto la mala parte, essendosi mostrato un ingrato per fini di poltrone, non credo che questo governo si stracci le vesti per fargli avere velocemente la cittadinanza, magari in tempo per le elezioni politiche del 2024. Non credo proprio. Quindi, caro Zaki, mi sa che ti sei giocato le carte male, perché in Italia comanda la Meloni, non la Schlein. In Italia comanda Salvini, Meloni, Tajani e il centrodestra, non comanda la sinistra. Quindi mi sa che la corsia preferenziale per avere la cittadinanza te la sei giocata. Poi magari mi sbaglio, però non credo di sbagliarmi.
Non credo di sbagliarmi. La Meloni non è così sciocchina che si fa prendere per il naso dal primo che passa, eh? No, 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 no. Assolutamente no. Non è proprio il tipo che si fa prendere in giro dal primo che passa e che gli fa pure uno sgarbo. Forse non la conosci bene. Beh, comunque, oggi Patrick Zaki si imbuca al corteo di Bologna. Al suo fianco il capo del PD, Lush Line. Che tristezza, che tristezza. Io, se fossi stato Lush Line, avrei preso da parte Zaki e gli avrei detto: senti un attimo, con i giornalisti di fronte, mi fa piacere che sei di sinistra, che cerchi un posto nella sinistra, ti imbuchi alle manifestazioni per farti vedere da me, dagli altri, ma ricordati bene che se non vai a ringraziare personalmente il capo del governo, con me hai chiuso. Io gliel'avrei detto davanti ai giornalisti, gliel'avrei detto, l'avrei distrutto. Questo sarebbe stato un vero politico. La Schlein avrebbe preso il 5% in più del il PD dal 20 sarebbe arrivato al 25% se questa politica gli avesse detto una roba del genere: guarda, io sono un avversario della Meloni, ma quello che tu stai facendo alla Meloni potevi farlo a me se eri di centrodestra e io governavo, quindi io con persone come te non voglio avere niente a che fare, persone opportuniste che cercano il posto in politica passando sopra persone che ti hanno liberato. Ecco, io se fossi stato nella Schlein gli avrei detto questo, però chiamando anche i giornalisti: venite qua, devo dire due paroline qui al signore, riprendete bene che gli dico due paroline. Lui: sì, aspetta che se ti dico due paroline. Ecco, io l'avrei sistemato per le feste. Ma no, Zaki gomito a gomito con la Schlein alla stazione di Bologna per la commemorazione per quello che è successo nel 1980. E quindi col sindaco Lepore, con la Schlein, ormai lui si fa vedere come se fosse ormai un tutt'uno, sperando di essere candidato da qualche parte. A questo punto, come vi dicevo, non credo che questa cittadinanza arrivi così velocemente. Non credo proprio. Ognuno è causa delle sue azioni. Ogni azione ha delle conseguenze. Qualsiasi azione ha delle conseguenze. Qualsiasi. Quindi ti comporti in un certo modo e hai poi un ritorno che può essere negativo, positivo o neutro. Grazie a tutti e arrivederci a presto.